Allora, buongiorno. Buongiorno, cara. È emozionata? No. Ah, va bene, anche se siamo sotto i riflettori. Ma che? No. Ma che? Vabbè. Allora, presentazione, partiamo da quella. Quindi, come ti chiami, quando sei nata e dove sei nata? Mi chiamo Rosa, sono nata a San Marzano sul Sarno, provincia di Salerno. Sono nata il 41 di febbraio, il 28 di febbraio. Del 41. Ok. È tutto. Ecco. Allora, quindi raccontaci un po' di te, no? La sua infanzia. La mia infanzia e io quando sono nata eravamo poveri. I miei genitori non avevano tanti soldi. Mio papà andava a lavorare. Poi io sono andata a scuola, c'avevo per l'asilo. E non sono potuto più andare perché mi presero, perché mi sono ammalato con gli occhi. Ok. E loro con gli occhi sono stato quasi 7-8 anni, quelli che mi posso ricordare io, la mia età. A scuola, dici? A scuola non ci sono potuto andare. Mi hanno buttato fuori perché chiamarono la mia mamma, dice perché gli occhi che mi sono ammalata infettavano gli altri bambini. Ok. E quei tempi. E allora la mia mamma mi portò in Policlinica di Napoli. E lì mi curavano, però non riuscivano proprio a farmi guarire questi occhi. Poi mi portò a Salerno, io me lo ricordo come fosse ora, e a Salerno troverono delle medicine che gli facevano una farmacia di Salerno. A tipo di erba, però ora non te lo so dire come si chiamano e come non si chiamano. Vabbè, non importa. Ecco. E lì poi mi misero una fascia agli occhi. Sì. E dovevo camminare con questa fascia agli occhi perché non aprivo gli occhi io. E sono stata per parecchi, mi vine e 15-16 anni. Poi andai un'altra volta a Napoli, il policlinico, mi mandarono e lì mi fecero tipo un velo davanti agli occhi. Okay. Questo velo davanti agli occhi e mi fecero stare un altro 2-3 mesi con questa benda sugli occhi. E sono stato quasi un altro pochettino con gli occhi chiusi. Quando io sono stata molto bene con gli occhi, ho portato sempre occhiali, dovevo portare. E allora a scuola era già troppo tardi, noi non avevamo soldi per mangiare. La mia mamma era una lavandaia, andava a lavare la biancheria dei signori. Sì. E era già troppo tardi per andare a scuola, dovette andare a lavorare. Quindi all'età di 8 anni quindi hai smesso la scuola? Arrivai a via alla terza elementare perché non potevo più andare. Ok, e sei andata al lavoro? E sono andata al lavoro e mi sono imparato un mestiere con una sarta di laggiù, però non ti pagavano, ti imparavano solo. Poi da lì sono andata a Pompei. Sì. No, sono andata, aspetta, sono andata dentro alla fabbrica dei pomodori. Sì. E lì poi andavo sempre a impararmi il mestiere quando facevo feste, cose via di sé. Ho imparato un mestiere, la sarta. Poi da lì sono andata a Pompei, una fabbrica delle confezioni. Poi da Pompei chiusero e andai a Nocera Inferiore e andai a lavorare anche a Nocera Inferiore. Ok, e come andavi a lavoro? Andavo molto bene. Ma no, con quale mezzo? Andavo, la mattina si prendeva l'autobus, c'erano due autobus al giorno. Okay. Uno la mattina e un altro la sera. Però io alle 6 prendevo l'autobus per arrivare a Pompei. Da Pompei prendevo un altro autobus perché c'erano più corse. E andavo a Pompei. Poi da lì mi spostai e poi da Nocera lo stesso con l'autobus. E quindi anche per andare a scuola utilizzavi il bus? No, andavi a piedi. Era a piedi perché era il paese era più... Era lì a San Marzano, ma non ricordi il nome della scuola? No, questo
si chiamava la scuola, la chiamavano, si chiamava tutta la scuola dove c'è il municipio. Ah, okay. E lì c'era la scuola. C'era il municipio è le case sopra del municipio. E sotto c'era, c'era okay, di qua e di là, erano corridoi e c'erano le classi. Ma com'era, grande? Erano abbastanza grande. Okay, sì, ma sì, di aspetto sì, fuori com'era? Era molto bello, c'erano tutti i fiori, tutte le piante belle, mm, quando tu andavi dentro. A te ti piacciono i fiori, vero? sì, Ok, e quindi era vicino, andavi a piedi? A piedi, a piedi, a piedi. E la classe com'era, mista o solo femminile? No, no, maschio e femmina. Maschio e femmina. Maschio e femmina. Ok. E facevate confusione? Un po' sì. Un po' sì. Sa, i bambini a quell'età, tu devi parlare anche di quasi 80 anni fa. E la maestra com'era? Era un maschio. Era un maschio? Ah, ok. Okay. Era il professore che mi ha fatto, mi ha cresemato e mi ha fatto testi e mi ha portato... Quando mi sono sposata, lui è venuto anche lui. Era lui? Sì. Pensa te. E poi quello che mi ha portato a sposare era un grande professore di cuore. Ah, bene. Non c'era inferiore. E quindi lui vi faceva tutte le materie, avevate solo lui ovviamente. Sì. No? Okay. E lui era un grande professore. E la classe com'era allestita? Avevate dei cartelloni? Sì, c'era la carta, come si chiama, quelle che si vedono tutte le strade. Torino, Firenze, come si chiama la... Come si chiama, nonna? Dentro, io dico, sulle mura della classe. Della classe, sì, c'erano dei quadri, c'erano dei fogli che si disegnavano. Ok, vostri però. Tutte le nostre, okay, sì, c'era tutta okay, questa roba qui. Avevate il crocifisso in classe? Sì, eravamo tutti cattolici. Questi, ok. E quei tempi erano tutti cattolici, perché poi... C'era anche la chiesa, la piazza, okay, perché sì, se sì, tu vai laggiù tu te ne rendi già conto sì, che ti ho detto io è tutta la verità. Sì, e avevate riscaldamenti per l'inverno? No, c'era la braciere con quei carboni. Sì, e quindi in quel modo... In quel modo si riscaldava la strada, perché c'erano le bidelle che mettevano un po' il caldo dentro queste classi. Ok, pensa te, lo lasceremo i carboni. E perché anche noi in casa ci avevamo quei carboni. Solo i signori ci avevano la stufa elettrica e via di seguito. Solo i signori perché se la potevano permettere, certo, quei tempi. Vabbè, ma noi i poveri, anche quando tu andavi a dormire, ci facevano la borsa di acqua calda. Per riscaldare un po', certo. È e il maestro invece, ti ricordi come si chiama? Si chiamava Giuseppe, ora ma lo chiamavate... Damare Giuseppe. Ma lo chiamavate per nome o no, signor, no, professore, signore, sempre il professore, sì. Ok, ok. E vi dava delle punizioni o dei premi in base al vostro comportamento? No, o... questo non te lo posso dire. Ti dico una bugia perché io c'era e non c'era. Sempre per la faccenda degli occhi. Okay. Ecco. Se non ti posso dire la verità, perché non è vero. Io non c'ero e cosa. Cioè, ma lui com'era, affettivo? Era affettuoso, sì. Anche la moglie era affettuosa. C'ho le fotografie, figurati. Non era severo. No. Anche perché se poi... Ok, ma ti piaceva andare a scuola, no? A me mi piaceva, ma solo che però... io me l'hanno proibito. Annaccia. E quando ero già troppo grande ne avevo bisogno dei soldi e dovevo andare a lavorare perché laggiù era un altro, non è come ora. Ma anche il nonno veniva lì a scuola? Nella stessa scuola? E il nonno sì, era sempre lì, però era un'altra classe. Ok, pensa te. Il nonno è arrivato fino alla quinta elementare. Lui sì. Vito. E a scuola cosa ti portavi, nonna? Uno zaino? Nulla. No, i quaderni sotto i bracci. I quaderni? Ok, quindi non avevi una cartella? No. Che se la poteva permettere, se no, no. Ok, quindi non avevi nemmeno un astuccio? No, una penna così, un lapis e basta. E la penna? Avevate le penne? Le penne quello con l'inchiostro. Con l'inchiostro? Con sì, l'inchiostro così e il calamaio e basta. Però era già lì quello, sì. Dovevate portarlo, ok.
Ok, e ti sei mai sentita a disagio rispetto alle altre bambine? Sì, molto, perché io mi arrabbiavo perché non potevo vedere, giudicavano le persone, anche i genitori quando accompagnavano i figlioli che a me mi vedevano sempre con questi occhi, poi io non ci volevo andare più perché piangevo, certo. E io non potevo piangere nemmeno. Perché gli occhi si sciupavano, cioè, perché che tutti i giorni ce l'avevo chiusi e mi facevano tutto, tutto intorno il bordo che attaccato. Okay, allora io non, poi mi cominciavo a vergognare. Io ti sentivi a disagio, rispetto agli altri. Magari sì, a parte per questa cosa, ma anche magari nel vestiario, appunto, per sì, avendo una situazione economica diversa. C'avevamo sempre un po' di vestito con le toppe, i piedi si portavano sempre i zoccoli. Sì. E la domenica c'era un mercato. Sì, no, anche basso così. Ah, ok, così. Ok. E i zoccoli che sono? I zoccoli sono quelle di legno. Ah, sì. Ora tu, la zeppa, la zeppa, tipo, è un però, po' di zeppa, ecco. Vicina. E la domenica c'era un mercato che venivano al mercato, che c'era una persona, un uomo, che portava dei sandali vecchi americani. E lì se tu eri un po' più con l'età, allora ti compravo qualche cosina, se tu c'avevi sempre qualche soldini, certo, che potevo comprateli, che ti stavano roba usata. Vabbè, quindi era un mercato. Era un mercato, sì, un piccolo mercato che vendevano queste cose. Quando ero un po' più grandina, 17-18 anni, poi io cominciai a lavorare in queste fabbriche, e la domenica si facevano questo mercato, come a Piazza di Salotto che c'erano questi pochi banchi, che quest'uomo portava questi sandali, queste scarpette, roba vabbè, però roba usata, e a me mi piace. Poi cominciai a imparare il mestiere, la maestra, questa quella che ci insegnava, certe volte rimanevano dei scamboli di stoffa, come ce l'ho sempre, come ce l'ho anch'io con la ora, e ci facevo questi, una sottanina, una camicettina. A proposito, ma le gonne, andavate con le gonne a scuola oppure in pantaloni? No, tutto quelle sottane. Solo quelle sottane. Ma avevate una divisa? No, cioè, i primi tempi andavano solo vestite, poi piano piano cominciavano a fare i grembiuli neri, o nero o blu scuro. Ah, ok. Quei collettini bianchi. Sì. Vedevo che li portavano a cucire perché non c'era la confezione, certo, come prima che c'era Lupin, c'era questi negozi, c'erano poco negozi. Lupin. Ok. E la merenda invece, nonna? La merenda portava il panierino? Dentro un po' di carta, sì, con un po' di pane anche senza nulla dentro. Nemmeno il pomodorino schiacciato? Niente. E lì invece avevate la mensa? E no, quindi... no, nulla. Quella, la merenda che ti portavi te era per pranzo o per colazione? Come facciamo ora? Te la mangiava tutte le ore. Quando suonava la campanella, allora se tu c'avevi qualche cosa da mangiare te lo mangiava, se no ti passava la sera, perché noi si mangiava la sera. La sera così la mia mamma, quando andava a lavare da questi signori che rimanevano a mangiare la cuoca, un'altra persona che serviva i signori, sì, rimaneva sempre a mangiare, e prima la mia mamma portava sempre un po' di roba a mangiare a casa, e ci mangiavamo sempre il pane duro che è rimasto, si bagnava, si mangiava. Ora ti dico proprio, se avevamo un po' d'olio, allora ci mettevamo un filo d'olio sopra, okay, ma se no, no. E quindi? E c'era una, io mi ricordo, e del paese veniva una mucca che portava che aveva dentro un cortile che faceva il latte la mattina, sì, e noi si beveva questo latte, cacchio, buon,
Cacchio, buono! E il latte era fatto proprio, che lui te lo strizzava proprio lì, sotto la mia mamma con, la, con un pentolino, si scendeva, e lei ci andava a prendere questo latte e lui si beveva un bicchiere di latte. Buono però quello. Con la schiuma proprio bella calda, ma era proprio squisita. Ci credo, no? Senza zucchero, senza nulla. Proprio era saporito di suo. Era saporito proprio, ma a dirti la verità, squisita proprio. Ci credo. Io me lo mangio, io quella mucca non me la dimentico mai. Poi avevi dato nome. C'erano delle persone, dei signori, che venivano proprio con le blocco così. Con le bottiglie. Con le bottiglie per questo latte che lo tenevano per tutta la giornata. Mamma mia. Come un po' ora ci sono i lattai. Ci sono, Però se tu vai nel yogurt, è buono quello. E quindi la giornata scolastica come era organizzata, nonna? Era organizzata, che è entrata. Lezione. Lezione e poi tu suonava la campanella. Ma quante ore facevate? La mattina dalle 8:30 fino a mezzogiorno. Ok. E c'era la ricreazione però di mezzo? Sì, c'era sempre che tu giocavi dentro il cortile quando verso le 9:30 così le 10 suonavano la campanella e tu andavi a giocare fuori il cortile che c'erano sempre tutte queste piante che tu non uscivi fuori del cancello. Ok, quindi non perché aveva... c'era nella bidella che ti controllava, ecco. Quindi non avevate un giardino comunque? No. Okay. Erano fuori così. Ok, facevate un po' di ritirazione e poi ritornavo dentro. Esatto. E durante le lezioni che facevate? I dettagli, le poesie? Dettagli, le cifre, tutto. Io poi non me lo ricordo proprio più, tante cose, perché poi io ho arrivato a vivere a un certo punto. Certo, ma i compiti per casa ce li avevate? Sì. Certe volte di no, certe volte di sì. Secondo la... Come li facevano in classe. Certo. Tutto qui. E la poesia? Le poesie? Ma non me lo ricordo la poesia. Non te le ricordi? No. Forse le poesie li davano più la quarta elementare, la quinta. Più grandi, certo. Poi cominciarono a fare le prime medie, le seconde, perché quando venivano nella quinta, perché io ho un fratello adottivo e che ora è in pensione perché è diventato un direttore della... andavano nel nocere inferiore a fare le superiori. Ok. Da un paese all'altro, da San Marzano al nocere inferiore. Perché lì a San Marzano non c'erano le superiori. No. C'era solo l'asilo. Per tu fare la terza media doveva andare al nocere. E poi per fare l'università doveva andare a Napoli. A Napoli direttamente. E non c'era, o a Rangari. O i pagani e c'era la terza media, potevo fare il liceo. Ok. Capito? L'università c'era a Napoli. E durante le lezioni nonna potevate andare in bagno? Sì. Tu alzavi la mano, il dito, che tu dovevi andare dentro il bagno. Certo. I bagni erano sempre ben puliti. Perché c'era una famiglia di bidello che erano apposta per questo lavoro. La famiglia? Sì, c'erano marito e moglie, c'erano tre quattro figlioli. Sì. Ok. E vivevano là dentro. E avevate le scale a scuola oppure era tutto su un piano? No, era tutto un piano, però tu salivi due scalini o tre, mi ricordo bene, due o tre scalini. E poi il municipio era sopra e tu salivi le scale. Quindi era vicino alla scuola comunque, non aveva due piani, era sotto. Era tutto sotto. Ok. E avevate la lavagna in classe? Sì. E con il gesso. Quelli sì, ce l'avevate. Sì, quelli sì. E quindi la utilizzava il maestro? Sì, sempre. Bene. Anche la mazza c'aveva. Anche la stecca. Quello me lo raccontava il nonno, me lo ricordo. La stecca. E quando tu non dicevi l'interrogazione precisa, sopra le mani, ti davano. Però qui. Apre la mano. Davanti. E invece, questo me lo disse una volta il nonno Nello, invece, quando ancora, vabbè. Le unghie dovevano essere pulite. Pulite, sì. E altrimenti, cazzo lo stesso. Pulite le mani, pulite. Per questo io ti ho detto, mi butteranno fuori dalla scuola, perché mi butteranno fuori. Mi avete ritirato la mamma, non potete andare più, perché... Fui richiamato dei direttori, dei presidi, perché c'è sempre un preside. Com'era imponente lui?
No, disse, sento Corona, non si può tenere la figliola qua dentro perché... Com'era lì il preside, imponente? Una persona normale, una persona normale era così... doveva stare sotto alle regole. Le regole perché cioè... anche perché mi fecero passare le visite là dentro, veniva il dottore là dentro. Ah, ok, tipo come sul lavoro. Sì, come sul lavoro, ti veniva a controllarla e quando mi vide a me disse... Io avevo cominciato la terza elementare e vi è andata via. Ma nemmeno la seconda, nemmeno la prima. Un pochettino lo facevo a casa, la casa con questo professore andavo un po' avanti, io un po' così, mi facevano vedere un pochettino, ma siccome che ci avevano tutto paura di stare vicino a me, per gli occhi, che infettava. Dicevo, queste mi infettano anche a me. Allora, sì. Però brutto non è. Allora mi allontanavano. Uh-huh. Però a quei tempi non era possibile neanche trovare una soluzione farti continuare la scuola. Io cominciai a vedere un pochettino quando a Napoli mi torse il primo velo da dentro gli occhi. Per esempio, ora ci sono le scuole anche negli ospedali, no? Al Maier sì, le scuole. È tutto un altro discorso, ora si è fatto progresso e tutto, cioè, ma a quei tempi, tu devi pensare, sono 80 anni fa. Sì, mannaggia. Hai visto come mi ricorda le cose? Lo so che te le ricordi le cose. E il voto, per le venite, avevate cioè vi dava dei giudizi? No, ci dava il voto bene, brava, bravissima. Sette, secondo, sì. Seconda di classe, okay. Quelle che mi ricordo io. Ok. Io non ho mai visto... E facevate sia verifiche scritte che interrogazioni. Interrogazione. E i colloqui con i genitori c'erano? Poco. Quando vi venivano a prendere e ci parlavano poco, magari perché fuori. Io non ho mai saputo. Ma bocciavano qualcuno? Accidenti, bocciavano, facevano ripetere l'anno, altro che. Sì, sì. Quindi si era molto severo. C'erano anche dei ragazzi che facevano tre volte la terza, tre volte la quarta, tre volte la quinta. La... Peggio della patente, no? La cosa è uguale. Mannaggia. A casa invece, quindi te come andavi a scuola, nonna? Io te l'ho detto. No, dico i voti, insomma, in base ai voti. Bene, benino. Okay. Quelle che potevo fare. Mamma e babbo che ti dicevano? Andavano via la mattina e ritornavano la sera. Quindi non c'è mai stato riconoscimento? No. Come magari ci può essere ora se prendi un buon voto? No. Ora è tutto era un dovere. Ok. E l'esame finale, vabbè, all'elementare? Non l'ho fatto mai. Fare. Non l'ho potuto fare e non l'ho fatto. E delle gite scolastiche l'avete mai fatto? No. Io quelle che mi ricordo non sono mai, anche del paese non si parlava mai di queste cose. Non facevate mai gite? No, credo. Io non ci sono mai stata. Te l'ho detto, io dalla prima non mi hanno accettato. E per questo io non so tante cose. E le va bene. Poi quando potevo, era già troppo tardi, dovevo andare a lavorare. Non c'era nemmeno le scuole serali. Ora ci sono anche quelle. Ora ci sono. È stata una corsa contro il tempo. Io sono andato proprio, invece di andare davanti, andavo indietro. Mannaggia. E questo sono stato. E le vacanze scolastiche te le ricordi però? Sì, a giugno loro venivano, poi si prendevano a settembre. A settembre si ricordano. È uguale. E quelle che mi ricordo io. E mare sì, ci sono state una volta. Quel carretto con il cavallo. Davvero? Da San Marzano e infine a Vietro sul mare. Bello lì, bello. Ti è piaciuto, te lo ricordi bene? Quello lo ricordo. E le foto di classe le facevate? No. Quelle che mi ricordo io no. Cioè non veniva un fotografo a farvi delle foto? No, portasse anche a venire quando io non c'ero, però che non ci sono potuto andare. Ecco, non ti posso... perché andavano sempre a fine delle scuole. Però io non ci sono mai stato, certo, perché io non si avvicinavano vicino a me.
ma nemmeno le persone dove abitavo io giù si avvicinavano troppo, i bambini o le bambine, perché mi, perché mi si allontanavano da me, perché sempre per mezzo degli occhi. Ok, adesso io parliamo di una cosa che ti piace molto, ovvero i vestiti. Quindi almeno adesso dici il tuo lavoro per bene qual è, tuttoria. I vestiti. Tuttoria. Quindi cosa fai di lavoro, nonna? Raccontaglielo un po'. Ho fatto i vestiti da sposa, ho fatto i vestiti da sera. Fai la sarta. Faccio la sarta infinita, ora faccio il nuovo, faccio il vecchio. Faccio la roba nuova, faccio la roba nuova. Cioè, sto al passo con la moda, quindi. Con la moda. Vabbè, giù è perché a me mi piace molto la moda. E mi piacciono quando vedo la moda anche per televisione. Mi piace, e quindi... mi piace dare il giudizio, mi piace far tutto, accoppiare delle stoffe. È molto brava, possiamo dirlo. Quindi dopo aver imparato il mestiere di sarta, nonna, quanti vestiti avevi a casa? Tanti? Lei faceva da sola a quel punto, okay, quindi non andava a comprare. Facevo da sola. Giusto. Ok. E per la domenica avevi un vestito? Sì, ce n'avevamo solo uno. Ma avevi sempre il solito? Sempre il solito. Il solito. Era il più bello? Io era blu notte. Blu notte. Lo vedi quello? Ecco, quando? come questo pantalone. Jeans. Sì. Blu jeans, però sì. Non era un jeans. No, era di stoffa. Prima c'erano i jeans? Non c'erano tanto, c'erano tutte delle stoffe, nemmeno roba sintetica. C'era tutto di stoffa di cotone. Ok. Anche pantaloni che andava a lavorare dentro le fabbriche o dentro la terra, portavano tutto quelle toppe che si strappavano e facevano. Si mettevano nelle toppe, sì, ma sì, non sì, è sì. Che si metteva nelle toppe come si mettono ora, però, come li metto io, come ora. Che non si vede, metti sopra, no, e invece lì si mettevano sopra, le mogli che non sapevano cucire li vestivano proprio come potevano fare, sì. Perché lì lavoravano tutti i campi, tutta questa cosa così, capito? Poi, allora, cambiamo discorso ancora, nella quotidianità, no? Quindi nella vita di tutti i giorni, ascoltavi la radio? No. E l'altra volta mi hai detto che dopo cena andava sì, dalla mia maestra che c'aveva la televisione. Sì? Davvero, bianca e nera. Lei aveva la televisione, quindi te non ce l'avevi. No, noi no. Perché negli anni 60, 70, non c'avevamo la possibilità. Arrivarono tutti questi beni, lavatrice, sì. Televisione. L'unica cosa che io mi ricordo è che la mia mamma, quando uscivano questi frigoriferi, che erano, si comprò un frigorifero alto così, quelli, sì. E lo pagava un po' la volta. E usciva un negozio del paese, che ora non c'è più, hanno morto marito e moglie e figlioli. Che li vendeva a rate. Ok, apposta perché apposta, vabbè, sì. La vendeva portava in paese, un frigorifero, una cucina e bombole di gas per fare da mangiare. Okay. Ecco, si incominciava quando era già una ragazza grande. Quindi vabbè, certamente. E cominciarono già a fare un passo alla volta delle cose. Ok. Capito? Però voi comunque l'avete presa più tardi, magari rispetto sì, a. Sì, altri, sì, 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 sì. Poi la televisione sì, se la potevano permettere, no? Sì, si comprava sempre perché non si poteva, perché poi c'era la mia sorella che aveva dei polmoni malati. Okay. E la mia mamma. Quanti fratelli avevi? Io avevo due sorelle, io e un'altra sorella, del primo, perché mio babbo era sposato, la prima moglie. Sì. E avevo una bambina, ora morta. E questa bambina non ha vissuto con noi, ha vissuto con i suoi nonni, il babbo del mio babbo. Okay. E l'ha cresciuta lei, poi morì e poi l'ha presa mio babbo, era naturale. Vabbè, certo. E poi si sposò e andò via di casa, quando si è sposato va via. E noi
eravamo con i nostri tre fratelli. Eravate in tanti in casa. E in cinque, e due sorelle, quell'altra mia sorella di laggiù, quella che era, è stata sempre malata, okay, anche lei. Però i fratelli no. Mm. Ma la casa com'era? Piccola o grande? E c'avevamo una casa dove siamo nati, era dentro un cortiloro, non esiste più, e c'era, hanno fatto un palazzo. Quella abbiamo cercato su Google Maps con il nonno, ti ricordi? Sì. E poi c'aveva un'altra casa dove si faceva, dove la mia mamma faceva da mangiare, mm, e dove si mangiava. E c'era un soppalco e lì ci dormivano i miei genitori. Noi si dormivano le ragazze. Sì. E questa è casa dove siamo nati. Okay. Ora non esiste più, ne fate il quartiere. Mm. È cambiato. Vabbè, certo. E quindi la radio no, però. La radio io non me la avevate. No. Quando e la... non l'ascoltavi sotto casa della famiglia? Sì, se, dove c'era, sì. Da più grandi, Da più grande, sì, ma sì. No... Però no, quando eri vicina, la sera, no. La sera lì, quando i familiari di questa mia amica che ritornavano dal lavoro non volevano sentirmi comunque, tanta roba. Io mi ricordo che sopra che c'era Biagini, che ora è morto, me lo disse la mia nipote, che lui comprò la televisione ai suoi genitori, bianca e nera, si vedevano quando io non andavo a nessuna parte, io fuori alla porta, loro dentro, mm-hmm, perché non mi facevano entrare per mezzo degli occhi, okay, che si guardavano i film bianca e nera, quei vecchi film. Ma c'era la reclame? Ma io credo di no. Non c'era tanta pubblicità? No. Forse più tardi, più tardi, ecco, quando poi hanno iniziato. Io non potevo mai seguire delle cose che facevano loro. Mm. Io ero sempre chiuso in casa perché solo non lo potevo vedere. Mm. Vabbè, però la pubblicità, nonna, poi dopo iniziare. Poi dopo, passando degli anni, cominciarono a fare tanta cosa. Per far vedere la lavatrice, tutto, tutto. Poi si organizzavano, uscivano più botteghe, più roba. Capito? Rimodernavano un po' i negozi, tante cose. Piano piano poi cominciarono a stare un po' quindi meglio. Quindi la televisione l'ha iniziata a vedere quando? C'avevo 15-16 anni. Ma in casa vostra quando? No, in casa mia io una ventina d'anni, okay, quando c'avevo 20 anni. Okay. E ce l'avevamo sempre bianca e nera, e poi la mia mamma, quando poi mi sono sposato e via di seguito, si ruppe quella e si presero sempre a pagare a rate bianca colore. Ah, ok. Delle prime così. Sempre dal solito che vendeva le mutande. Sempre da solito, sempre da solito. Ora non c'è più, è morto. È morto anche il dottore che ci aveva in cortile. Mm. Avete l'infarto, morì subito. Ma e la musica invece? Ascoltavi musica? La musica si ascoltava, c'erano quei giradischi, quelli grandi, mm, e c'erano il grammofono con quella campana grande, sì, che anche a tutte le ore che si vedono che c'è questi, sì, sì, con la manovella che giravano con questo disco. E ti ricordi qualche canzone? No. Qualche musica? No. Nemmeno, non c'è nessun cantante che ti è rimasto impresso e ti piaceva tanto? No, perché io andavo a lavorare, tu non era adatto proprio che io potevo, ora sì, invece, in casa non c'avevo nulla di queste cose, se si sentivo qualcosa che ce l'avevo qualche radietto, ce l'avevo il mio fratello quello adottivo, mm, e suo padre la mettevo un po' più alta perché lui faceva i salti in casa, mm, perché prima c'erano i salti in casa. I salti? Esatti, esatti, ah, da salti, uomo. Okay, i salti, okay, da uomo che faceva i vestiti, faceva i cappotti. Ah. E allora lui aveva una radio. Ah, E io, lui, perché sempre che io non potevo andare in casa, mm, mi scartavano sempre, non mi potevo avvicinare a nessuno. Questa è stata la mia vita. Allora, abbiamo quasi finito, questa intervista. Hai visto? Nessun problema. T'ho detto la mia vita. Lo so. Poi mi sono sposata.
ho lavorato. Perché ora siamo a Firenze. 53 no? anni che sto a Firenze. È 53 anni che siamo a Firenze, che stai a Firenze. Invece. Esatto. Ok. E invece quindi i primi 30 anni l'hai vissuti lì, sì. Lavorando come start a Pompei, in fabbrica con i pomodori, con i fagiolini. Facevo tutto questo per guadagnare un po' di soldi. Non... Senti, allora, come ultima domanda, no? Presente, no, oggi i genitori nella vita dei figli comunque sono molto partecipi, vogliono essere molto partecipi, no? Da una parte, vabbè, giustamente, però parlando dell'ambito scolastico, no? Si interessano molto. Ora sì, ora è tutto un altro discorso. Esatto, prima invece? Prima no. Non c'era questa cosa. Non c'era, non me lo ricordo. C'era fiducia nel c'era maestro. C'era fiducia dei figlioli. E il maestro, quando il figliolo non rendevano delle lezioni, chiamavano i genitori. Ok, subito. Subito. Ok. E poi i maestri prima erano diverse, forse come sono ora, questo poi non te lo posso dire, perché i maestri lì, laggiù, erano severi, te li davano le botte. E te come la vivevi però? Come la vivevate questa cosa, questa severità? Perché anche i genitori erano molto severi, quindi i padri erano severi. Quindi non... Tutti erano severi. Non c'era modo di lamentarsi. No, non potevo dire nulla, non ti potevo ribellare, era tutto un altro ritmo. Okay. Invece ora tu ti puoi ribellare, tu ti ribelli. Mm-hmm. Però se i tuoi genitori ti danno un'istruzione, ti fanno dei sacrifici, ora è tutto un altro problema. Ma prima, nel mio tempo, non si poteva fare, non tu potevi ribellare. O tu andavi a lavorare e portavo un po' di soldi a casa. O questo se non si mangiava. Non ti potevo comprare una camicia, non ti potevo comprare qualche cosa, né nulla. E quindi quando poi sono nati babbo e la zia, come l'hai vissuta questa cosa da genitore invece? Da genitore che io... Della scuola. Della scuola dovevano studiare. Noi ci siamo fatti in quattro e fino. Certo. Perché tuo babbo andava bene a scuola, molto bene, eravamo fieri di lui. E tuo babbo doveva diventare, perché noi volevamo che prendeva l'università. Sì. E lui non ha voluto, si è trovato il lavoro da sé. Sì. E la zia lo stesso. E nei confronti però dei professori andavi a colloqui, ti ricordi? Io ci andavo, sì. Avevi sì, comunque sì, la stessa fiducia che avevano i suoi, non sì, c'era sì, questa no, cosa no, dell'essere tanto partecipi. No. Solo che lui si diceva, ragazzi, vostro padre fa dei sacrifici, perché il nonno Pino faceva il lavoro anche la domenica, per non farle mancare nulla. Certo. Perché quelle cose si è patito noi. Non si voleva far patire né Angelo né Mauro, perché lui si aveva passato dei brutti momenti, certo, per dare fiducia, e noi si aveva dato fiducia. Poi non hanno voluto continuare, hanno preso la strada, non vuoi continuare più, noi ti diamo tutte le possibilità, perché io ho sempre lavorato anche qua, sempre con il mio lavoro. Il nonno lavorava e io lavoravo. Però è una realtà diversa questa, nonna. Era tutto... Qui, no, dico qui a Firenze, come sì, contesto, no? Sì. È diverso rispetto a San Marzano. Sì, è diverso. Ma poi ci sono le persone laggiù, ancora che c'ha la mentalità degli anni 100. Degli anni 100. Sì, ci sono sì, ancora sono... dei genitori. Vabbè, il sud è molto arretrato, no? È ancora molto arretrato. Lo so. Quindi anche di mentalità è normale. È la mentalità. Ma se tu vai dentro dei paesini piccini, c'è sempre quella mentalità da ignorante. Io sono in mezzo a loro che sono ignorante. Però con il mio cervello sono riuscito a realizzarmi un lavoro. Che le persone anche qui a Firenze, come tu fai a cucire che non sai la matematica dei centimetri? Non è che tu devi la matematica dei centimetri, deve essere il cervello. È lì.
E io invece... il centimetro lo faccio giocare. Lo so. E invece adesso anche i lavori artigianali, infatti tutte queste cose, l'artigianato insomma non ci viene molto insegnato a noi, no? Piuttosto è più studio, piuttosto è pratica. Esatto, no? La pratica, ora, oggi come oggi, nessuno può andare a lavorare sottoposto, a lavorare in che senso? Che non prendere lo stipendio, perché un mestiere nessuno lo vuole imparare. Esatto. Perché sono tolto tutto da mezzo, non si trova più nessuno. Questo è vero. Se tu l'hai fatto gli anni 70, 80, ma ora se tu vai trovando un calzolaio, una cosa, chi è che si imbriaca, chi è in questo modo, che... ma nessuno più può fare. Ora mi diceva la zia l'altro giorno che è venuta mercoledì. Sì. E pensano, stanno cercando, non c'è né una sarta, un falegname, anche a pagamento, per imparare un ragazzo, per imparare il mestiere che lo fa, non si trova. E poi questa cosa viene anche magari da noi ragazzi, che anche noi in primis non siamo improntati per andare a imparare un mestiere, no, tipo prima quando magari quello, lo eravate tutto, voi. Tutto studio. Ed è molto più studio, esatto. Molto più studio, capito? Resta è una parte molto bella, pratica, no? È molto bella, certo, perché a me mi è piaciuto che Mauro avessero fatto l'università, avessero studiato. È cosa. Angela, ora va bene, lei è andata a lavorare, tu non vuoi più studiare, va bene. Allora trovati il lavoro e va a lavorare, certo, perché qui certo, se no la situazione non si arriva. Quell'altro, Mauro, fino alla quarta superiore doveva fare un altro anno. E lui andava bene a scuola. Era bravo. Non ci volette andare più, perché lui faceva la scuola, il liceo di elettricista. Sì. E non ci volette andare più. Mannaggia, c'è voluto andare. E il suo padre diceva, se tu prendessi l'università sarebbe meglio, forse. Perché quando lui non volette andare più a scuola, allora suo padre, sai che... E c'era un bianchino sotto a noi, in garage. E allora disse, portiamo, e poi se lo portava dietro lui. E allora io la sera dicevo, lui aveva le mani tutto, non lo so se se lo ricordo, le mani tutto. Dicevi, chissà se è leggera la penna o il lavoro. Lo stuzzicavo per portasse che lui prendesse a studiare. Allora fatte. Poi andò a fare il militare e il militare si trovò questo lavoro. Vabbè, e continuate. Per va ora. Bene. Va bene. Allora abbiamo finito. Io la ringrazio molto. Ma che? Ti ho spiegato tutto? Tutta la mia vita? Come sono i paesi? Tutto. Va benissimo così. Allora facciamo un saluto. Ecco. Ringraziamo. Tante belle cose. Grazie.